diciamo che oggi a parlare, intanto facciamo un grande applauso a Sandro Lamberti. Diciamo che l'ultimo mese non è stato tra i più facili della storia di questo sodalizio. Abbiamo passato momenti difficili, momenti in cui abbiamo sperato di poter chiudere una determinata situazione in maniera differente, però una volta leggendo ciò che diceva un vecchio storico, disse: la vera altezza di un uomo si misura quando si scende da cavallo. Noi siamo scesi da cavallo, però stiamo incontrando tanti cavalieri, tanta gente, tanti tifosi, tanta passione in questa città che non pensavamo, che forse era rimasta assopita per via di una situazione che faceva sembrare quasi facile la conduzione di questo sodalizio, che facile non è mai stata. E abbiamo veramente mantenuto la barra dritta insieme a Pino, insieme a Mimino, che qui con noi rappresenta la proprietà, insieme all'associazione Brindisi Ora Canestro, che ci ha dato veramente tanto entusiasmo nella riunione della settimana scorsa. Abbiamo veramente deciso che questa realtà doveva continuare, che Brindisi, la New Basket Brindisi, doveva continuare a esistere, a mantenere la Lega 1, a continuare a essere la stella del sud. E non appena ci siamo chiariti le idee, ora posso dirlo perché il suo procuratore è qui e gli faccio un caro saluto a Virginio Bernardi, non abbiamo mai avuto dubbi che l'allenatore del Brindisi dovesse essere Sandro Dell'Agnello. Abbiamo fatto il gioco delle parti, ora lo possiamo dire, Virginio. E la cosa più bella è stata l'altra sera quando insieme al coach abbiamo fatto una cena, c'era un contratto da firmare, nessuno di noi voleva firmarlo perché le parole, la stretta di mano tra galantuomini, tra persone vere, sono molto più importanti di una firma dietro un contratto. E questo signore a un certo punto si è alzato e ha detto: io ho già firmato con voi, stabilite gli ultimi dettagli, qualsiasi sia la cifra, io accetto e vengo con grandissimo entusiasmo a Brindisi. A prescindere, chiaramente poi ha avuto di più di quello che gli avevamo detto, perché uno che ti dice una cosa del genere. Però credetemi, la cosa più bella è stata vedere la grinta di Sandro, la voglia di iniziare un nuovo percorso, la voglia di mettersi subito al lavoro per la nostra città, per la nostra società, per la nostra amata New Basket. Quindi vi ringrazio a tutti, lascio la parola a Pino, che anche lui da farvi giustamente un saluto, e poi veramente ragazzi iniziamo a pensare come gestire questo anno, che sarà un anno di transizione, ma soltanto a livello societario, non a livello tecnico. Noi a livello societario dico perché stiamo cercando altri sponsor, altri soci, altra gente appassionata. Vi dico che fra un'ora partirà il comunicato stampa della campagna abbonamenti. Ovviamente non abbiamo ritoccato di un euro gli abbonamenti, ma faremo due iniziative molto belle che saranno a significare il rapporto tra noi e i club. Dietro l'iniziativa dei club abbiamo rimesso la giornata Pro Brindisi, e con un upgrade sul costo di soltanto 15 euro faremo una maglia che sarà la nostra maglia da portare in giro per tutta Italia, perché il motto di quest'anno è hashtag io ci sono, e il vostro nome dietro a questa maglia che dovremo portare con grande orgoglio nella nostra arena e nell'arena di tutta Italia. Grazie a tutti. Vi ringrazio di essere venuti, dico una cosa che mi riguarda: ogni volta provo una nozione più forte della volta scorsa e non so cosa mi accade o cosa ci accade, è come se le immagini
qui proiettate fanno parte di una storia lontanissima, è quello a cui sto iniziando a pensare e a quello che riusciremo a fare il prossimo anno, la prossima stagione, per cui è straordinario ritrovare sempre questa voglia di andare avanti. Avevamo detto nell'altra conferenza stampa che ci saremmo stati e abbiamo confermato la parola di esserci. Saluto tutti quelli che sono presenti e quelli che sarebbero voluti venire e che non sono venuti, ma visto che non posso cambiare il mio modo di essere oltre che a fare un in bocca al lupo enorme a Sandro, lo massacreremo tutti quanti, qui siamo tutti coach, anche se non dovremmo farlo. Colgo l'occasione, visto che è pubblica, per salutare tutti quelli che mascherandosi dietro una firma falsa o alla circostanza per la quale possono rimanere nell'anonimato, continuano a infangare il nome non di Giuseppe Marino, di Nando Marino o di altri, ma di quelli che lavorano con una passione enorme intorno a questo progetto. Li saluto perché penso che non siano venuti e mi auguro che un giorno vengano a dirci le cose che scrivono, infangando il nome nostro, delle aziende, delle famiglie e di questa città e di questa passione nell'anonimato. Vengano qui e ce le vengano a dire in faccia, qui o in qualunque altro posto, perché io credo che questo è un albero che abbiamo piantato insieme e che nessuno dovrà né sradicare né tagliare. Quando anche noi avremo finito di rappresentare la società, qui ci sarà qualcun altro che lo farà e faremo in modo che questa passione, questo entusiasmo che nasce nei bambini, nelle persone di ogni età, rimanga. Lo dico con un po' di polemica, perché nel corso degli ultimi anni, ti chiedo scusa, ma c'era bisogno che accadesse, quindi credo che sia opportuno farlo. Nel corso degli anni troppe volte qualcuno ci ha marciato su dicendo che questa squadra era stata fatta da quelli attuali e da quelli che c'erano prima con i soldi di qualcun altro. Insomma, c'è sempre stato qualcuno che invece di costruire ha tentato di levare un sasso. Non ci è riuscito, avete perso tutti quanti, non mi rivolgo a voi, avete perso dichiarando delle cose false. Levare un sasso non vuol dire far crollare un muro. Noi ne abbiamo messi tre ogni volta che qualcuno l'ha levato. Io credo che bisogna trovare la forza e la voglia di andare avanti, di criticare le scelte tecniche, ma di evitare di fare ragionamenti strani, sui quali se qualcuno, ripeto, ha voglia di dirci qualcosa ufficialmente lo venga a fare, ma non si trinceri dietro l'anonimato. Vuol dire che non vale nulla e io sono pronto a incontrare chiunque. Per il resto... una cosa che mi è dovuta visto che sono abbastanza vecchio, ma non per questo vanto dei diritti, non ne ho nessuno, diciamo che ci sono forse anche da troppo tempo. Si è parlato troppo di numeri, si è parlato troppo negli articoli che abbiamo letto, nelle cose che abbiamo dichiarato, di numeri. Io ritengo che il progetto che dobbiamo scrivere sia legato alla passione, alla voglia, alle valutazioni di carattere sportivo, ai giocatori, a un canestro sbagliato, ma non dobbiamo più, mai più, al di là che gli sponsor siano uno o cento, parlare di numeri. I numeri sono una cosa che fanno capo alla gestione della società, è un fatto tecnico amministrativo che non ha nulla con l'attinenza sportiva. Un numero però, mi tocca dirlo e non faccio polemica, lo ricordo a tutti e lo ricordo perché è un numero figlio della società di parecchi anni fa. Qui, in questo territorio, qualcuno disse che non saremmo stati più penalizzati da un mancato introito annuo di 500.000 euro, valutato in 500.000 euro, per una carenza di impianto sportivo. Scriviamo e diciamo che noi avevamo detto che ci saremmo come avevamo fatto negli anni scorsi, continueremo a fare un sacco di sacrifici tutti insieme, chiunque ne sta facendo, per far continuare a vivere questa cosa fantastica che non morirà. Però non ci dimentichiamo che chi non ha mantenuto le promesse nel corso degli anni scorsi non ha un nome, ha una storia, è fatta di più rappresentanti, i sindaci, i presidenti cambiano, le istituzioni rimangono. Io sono ancora qui a aspettare di capire quando noi riusciremo a liberarci di questa penalizzazione che ci vale 500.000 euro l'anno e credo che questa valga di più per le tante fesserie che sono state raccontate. Buon basket, una stagione fantastica.
buonasera a tutti, grazie di essere qui. Ovviamente non conosco quasi nessuno di voi, ma a breve suppongo che conoscerò tutti. Sono entusiasta di essere qui a dir poco. E c'è un piccolo aneddoto che si collega a quello del Presidente Marino, per il fatto che io sia qua adesso, e che è questo, che quando abbiamo fatto questa famosa cena di pochi giorni fa qui a Brindisi, era stato raggiunto un accordo di massima tra la proprietà, il mio procuratore, ovviamente me stesso. Però questa cena doveva anche sancire un certo guardarsi negli occhi, un certo capirsi, un certo capire cosa sarebbe successo, che secondo me è una cosa molto più importante, le sensazioni di pelle, che non scrivere qualcosa. Il Presidente Marino e il Dottor Marinò mi hanno trasmesso un entusiasmo che non credevo, ma non perché non supponevo, semplicemente non credevo, e mi sono sentito voluto. E per me quella è stata la cosa più importante di quella serata e del fatto che io sia qui adesso. Non dico che il contratto non è importante, tutti noi dobbiamo vivere, però mi sono sentito fortemente voluto e il desiderio da parte della proprietà che io fossi l'allenatore di questa squadra. Mi hanno trasmesso grande entusiasmo, spero nel mio piccolo di aver ricambiato questo entusiasmo, questa carica, perché noi vogliamo fare qualcosa di buono a prescindere dalle situazioni economiche delle quali avete parlato tantissimo, delle quali ha accennato la proprietà, delle quali sicuramente sentiremo ancora parlare. Ma lo sport non è solo quello, lo sport è anche andare in campo e dare tutto quello che si ha. Io sono qua per provare a fare questo. Qualche domanda? Sì, eccolo. Arrivo. Prima al decano. Decano no, graficamente no, cioè di meno. Benvenuto coach. Grazie. E soprattutto ben rimasto nel meridione, perché passa da Caserta a Brindisi. Era a nord prima. Lo so, però un non moltissimo, però. No, ogni tanto l'ho intervistato il coach, voglio dire, in tutti questi anni. Ci siamo rivisti. Ci siamo rivisti con piacere. Un saluto al Presidente, a Marinò, a Mimino, e in bocca al lupo per quello che è stato per fare con nuovi e tanti sacrifici ancora, come abbiamo sentito da entrambi. La domanda che nasce spontaneamente guardando i fatti degli ultimi tempi, degli ultimi mesi, delle ultime settimane, oltre all'arrivo del coach, se sia possibile ipotizzare in questo momento, conoscendo i rapporti e tecnici e personali con il nostro Marco Giuri, se state pensando alla eventualità, compatibilmente con le disponibilità anche economiche della società, con le volontà della società, di portare a Brindisi Marco, che è uomo di fiducia da un po' di anni a questa parte. Sì, è un'opzione che stiamo valutando molto seriamente. Marco è molto apprezzato prima di tutto dalla proprietà, secondo mi dite voi, mi insegnate voi che è un ragazzo di Brindisi, terzo posso dire di averlo cresciuto perché io l'ho preso per 2 anni quando finì gli juniores ormai 7, 8, 9 anni fa e l'ho avuto gli ultimi 2 anni con me. Non nego, non neghiamo che ci farebbe piacere averlo con noi e vediamo se le cose potessero realizzarsi, ovviamente saremmo tutti molto felici perché sarebbe un innesto molto importante per la nostra futura squadra. Caserta ha conquistato la salvezza col carattere, col coraggio, anche con la spregiudicatezza e purtroppo a danno di Brindisi nella terz'ultima giornata di campionato, una sconfitta che valsa per voi una tranquillità ulteriore ma soprattutto una grande soddisfazione, per noi invece un'eliminazione possibile dai playoff. Qual è la squadra che Sandro Dell'Agnello sogna dal punto di vista caratteriale ma anche della composizione tecnica? Io credo che dal punto di vista caratteriale qualunque cosa poi si provi a fare in campo vada fatta con grande determinazione, perché puoi avere le idee più geniali possibili ma se non hai la determinazione nel farle e l'assoluta volontà di farle, anche le più grandi idee diventano forse poca roba. E sono in contatto ora per ora, mezz'ora per mezz'ora con Alessandro Giuliani, stiamo facendo un sacco di ipotesi. Ovviamente vorremmo, se possibile, fare una squadra dove avesse nel reparto esterno il suo punto di forza e vedremo come combinare i giocatori, come incastrarli, anche perché sapete tutti che già 3 ne abbiamo, la squadra è tutta da ricostruire, non abbiamo nessuna fretta perché l'esperienza ci insegna che la fretta, al di là che porta spesso a sbagliare, ma porta spesso anche a spendere più del dovuto. Quindi non dobbiamo farci prendere dall'ansia, fortunatamente siamo persone esperte, non abbiamo di questo tipo di problemi,
Se vuoi qualche idea più specifica approfondiamo, ma ovviamente siamo ancora lontani dal poter fare dei nomi o delle supposizioni esatte. Invece a Marino e a Marinò, rimettendo il dito nella piaga, anche perché il vicepresidente ci ha dato un assist in questo senso, rimane in piedi clamorosamente e drammaticamente il problema dell'impianto. Tra l'altro questa sorta di stasi politico-amministrativa con la gestione commissariale certo non ci aiuta in prospettiva. Marino e Marinò, cosa pensate di fare? Ma se riuscissimo a farlo gonfiabile sarebbe un Qualche cosa l'hanno gonfiato fino a questo momento? Guarda, io ti rispondo così come ho detto l'altra volta. Noi dobbiamo pensare a fare quello che facciamo da sempre, a fare una squadra, a far divertire la gente, a divertirci, a prendere meno multe, a mantenere la calma, a odiare meno i coach. Quando l'ho incontrato l'altra sera gli ho detto: guarda, io non ti avrei preso mai, perché ogni volta ci hai massacrato. Mi ricordo non con Caserta, mi ricordo una volta che cambiava continuamente difesa, gli volevo tirare una scarpa ma non l'avrei preso. Io ricordo un Livorno in particolare. Esatto, ricordo anch'io quella famosa partita. Noi dobbiamo continuare a giocare. Io però sono uno positivo, non solo io, noi siamo positivi, perché spesso ci guardiamo e scegliamo cosa fare, no? Cioè metterci le mani nei capelli, ma ne sono rimasti pochi almeno a me, oppure dire domani sarà meglio. Allora, io sono dell'avviso che pensare positivo a volte porta positivo, che nella vita il detto non tutti i mali vengono per nuocere. A volte succede che è vero che i mali, piccoli mali, possono portare delle novità. Ci auguriamo che qualcuno si ricordi che questo è un territorio degno tanto quanto gli altri e si metta subito a lavorare per tentare di fare una struttura. Noi ci stiamo mettendo tanta passione, tanto impegno e anche tante altre cose per fare in modo che siamo qui, che saremo qui. Qualcun altro ci deve pensare. Adesso io non credo sia corretto dire che c'è un anno di transizione. Io credo sia corretto dire che c'è un'amministrazione comunale che fa capo, diciamo, alle impostazioni giuridiche di rappresentanza del nostro sistema democratico. Anche in questo anno si potrebbero condividere dei percorsi e avviarli. Sono cambiate alcune cose, sono note a tutti voi. Per certi versi sono cambiati dei piani di sostenibilità nei confronti della città. Direi che bisognerebbe cercare di dare il giusto valore al palazzetto tanto quanto bisogna darlo alle altre emergenze di questo territorio. Non ci siamo mai messi a dire che avremmo voluto una casa in meno o un palazzetto in più. Noi abbiamo detto che forse questo territorio, non noi, hanno bisogno di un grande impianto da utilizzare per il basket e per fare altro. Noi abbiamo messo nel budget che anche quest'anno ci mancano 500 del palazzetto. Avremmo potuto fare di più, però al di là del fatto che avete parlato un sacco di numeri, noi non abbiamo fatto un incontro l'altra sera, una cena, dicendo che voleva fare una squadra per arrancare. Che nessuno pensi che vogliamo essere secondi a nessuno. L'entusiasmo è quello di sempre. Poi le vittorie costruite sui programmi spesso diventano delle grandi sconfitte. E quindi io sposo quello che ha detto lui: le vittorie le dobbiamo costruire in campo con tanto entusiasmo. Tu hai fatto una cosa che non si fa, però solitamente quando dai un nome all'inizio lo bruci, per cui io penso che giuri che l'abbiano bruciato, perché quando nomini un giocatore all'inizio porta iela, per cui questa è l'eccezione che conferma la regola. Sì. A parte confermare il fatto che a noi 500.000 euro del palazzetto mancano, ci mancano tante e tante iniziative collegate ad avere una struttura polifunzionale con una gestione imprenditoriale di una bella arena che potrebbe portare come indotto tanta visibilità e probabilmente qualche soldino in più. Sono d'accordo con Pino, noi stiamo lavorando sulle cifre, fra le varie cose che ci dicevamo la mattina per farci il coraggio, l'altro detto, si chiude una porta, si apre un portone, preparati tutti ormai, perché ci davamo forza, dopo che passavamo la notte insonne, ci vedevamo alle 7 al bar e iniziavamo a vedere come andare avanti. Però sono d'accordo con ciò che diceva anche Pino sull'aspetto tecnico, noi faremo una bella squadra, faremo una squadra come abbiamo fatto lo scorso anno, per salvarsi subito e per cercare di ottenere il massimo. Però quest'anno
lo dovremo ottenere con due caratteristiche importanti che ci sono mancate lo scorso anno: la grinta, la voglia di difendere, la voglia di sovrastare anche atleticamente l'avversario. E credo che con Sandro di questi problemi non ne avremo, perché l'anno scorso avevamo veramente una squadra di altissimo livello che alla fine non ha dato quello che noi avremmo sperato. Per quanto concerne Giuri, posso dire, abbiamo parlato con il ragazzo, abbiamo parlato con il suo procuratore, abbiamo fatto un'offerta importante e aspettiamo nelle prossime ore che lui a questo punto prenda la decisione, perché negli altri anni non abbiamo portato a casa Marco perché c'erano delle scelte differenti. Quest'anno è fortemente voluto, come ogni anno, dalla società, ma quest'anno anche dall'allenatore, e quindi ci auguriamo che Marco possa essere, insieme a Marco Cardillo, insieme a Mesicek, insieme a Donzelli, gli altri tre riconfermati, coloro i quali porteranno sempre il coltello tra i denti e gli occhi della tigre, come dicevano i Rocky, per andare a vincere le partite, così come ha fatto Trento, con quella voglia, con quella grinta, con quell'atletismo, con quella capacità, con quella fisicità con cui la pallacanestro moderna deve essere giocata. Buonasera coach, Giuseppe Mazzoni, Gazzetta dello Sport. Il presidente Marino mi ha bruciato tutte le domande, quindi le faccio l'ultima. Stavo per chiedere, visto che voi siete maestri di azienda, quindi vi stavo per chiedere gli obiettivi e mi avete risposto, anche perché immaginavo che chiedervi se l'obiettivo fosse i playoff fosse una domanda lecita. Quindi ve la faccio se mi volete rispondere. Comunque la domanda per il coach è questo: da quando c'è stato l'annuncio del suo arrivo non si è parlato altro che dell'Agnello è un combattente. La domanda è questa: noi abbiamo avuto il piacere, alle volte anche il dispiacere, di vedere tutti i tipi di coach qui a Brindisi, e ci mancava a Brindisi il combattente. Come crede di portare queste sue caratteristiche in un ambiente che vive di basket, dove il Marino diceva ci sono 4.000 coach, poi ci sono tutti gli altri che sono i giornalisti e poi anche quelli scontenti? Ma io spero, con il mio modo di essere, con quello che sono da sempre, ormai per mia fortuna sono 40 anni che faccio pallacanestro, prima da giocatore e poi da allenatore, e questo è sempre stato il mio marchio di fabbrica. Che tu mi attribuisca grande determinazione, grande voglia di combattere, grande spirito, me lo prendo come un complimento. Allo stesso tempo voglio essere molto onesto e vi dico quello che ho detto alla proprietà l'altra sera, che io non porto in dote scudetti o coppe dei campioni vinte, non ho mai vinto lo scudetto, però io per fortuna, un mio malgrado, ho lavorato spesso in situazioni non facilissime e in situazioni magari dove non c'erano milioni da spandere, da spendere. Io ho sempre portato la pelle a casa combattendo. Questo è quello che intendo fare anche a Brindisi, perché non si prescinde da questo. Ovviamente i miei giocatori, come è sempre successo, sono sicuro lo capiranno, ma non è la mia una minaccia, è una questione di pelle. Devi trasmettere al giocatore, non devi prenderlo in giro, devi fargli capire cosa vuoi da lui. E secondo me è ancora più facile se riusciamo a fare una specie di appello a tutti i nostri tifosi, ai 4.000 che saremo qua tramite voi, perché secondo me è più facile non considerare i 5 che vanno in campo come la New Basket Brindisi, non considerare i 15-20 che siamo in panchina come la New Basket Brindisi, ma considerare i 4.000 che siamo qua al palazzetto e alle partite ci andiamo tutti insieme. Questo deve essere lo spirito di Brindisi e questo deve essere lo spirito che gli avversari troveranno quando verranno a Brindisi. La nostra voglia della proprietà e mia è questa, che quando arriviamo la domenica a giocare la partita, arriva l'avversario di turno e noi siamo in 4.000. Questo è questo. Il suo soprannome è Sandokan, quindi tanti tigrotti di monaci. Ma se non ci gli obiettivi, ragazzi, è la permanenza, non diciamo sciocchezze. Noi anche Trento l'anno scorso è partito per salvarsi e poi ha fatto quello che ha fatto. Stiamo con i piedi per terra, gli inglesi dicono slow down, vogliamo bassi, andiamo tranquilli, andiamoci a riconquistare il titolo della Lega 1, a rimanere per un altro anno in Lega 1 e poi vedremo cosa succederà. È chiaro che qualora dovessimo riuscire a fare l'annata che tutti ci auguriamo di fare,
sarà anche più facile andare a prendere aziende, a portare aziende da fuori per sposare questo progetto e per continuare ad andare avanti sempre meglio rispetto agli anni passati. Domanda? Sì, desideravo chiedere al Presidente se è d'accordo con nel rivedere quella squadra dell'anno scorso, siccome ha parlato di esterni e del valore che dà agli esterni, siccome Brindisi ha avuto nel campionato appena venuto degli esterni che secondo molti sono stati eccellenti, si vede dato a Giuliani l'input di parlare con gli esterni che sono stati per vedere se è possibile farli restare ed avere così uno zoccolo duro anche per la squadra che andrà ad essere allestita. Diciamo, riconfermare quelli dello scorso anno non è facilissimo. Faccio un esempio perché parlavo stamane con il mio amico di Sassari, il giocatore che ci ha fatto quel canestro dove gli lasciamo una prateria davanti, Lesi, a 5 secondi alla fine, grande giocatore, l'anno prima a Pesaro, l'anno dopo a Sassari, quest'anno va in un'altra nazione a prendere molti più dollari. Il problema è che confermare i giocatori che ben si sono distinti su questo campionato non è mai facile e sarà un'impresa ardua riuscire a mantenerne qualcuno. Ovvio che al 3 di luglio è difficilissimo, magari il 7-8 agosto sarà un po' più facile, ecco perché giustamente il coach, da allenatore molto esperto, ha detto non dobbiamo avere fretta. I migliori acquisti della storia del basket brindisino sono Jerome Dyson, preso fine agosto, non sapevamo neanche più chi doveva essere il play, e per tornare indietro mi faccio ai tempi miei Maragoli, che arrivò al campionato iniziato. Quindi secondo me, quando si ha pazienza, si ha capacità a monitorare il mercato, e noi ne abbiamo tanta con Alessandro e con Sandro, credo che di questi problemi non ne avremo. Sì, io credo, sempre per essere molto pratico, non posso che dare ragione al Presidente, credo che sarà molto difficile per i motivi che ha già orientemente spiegato il Presidente. Per la verità qua c'è grande competenza e mi riferisco, faccio nome e cognome, Alessandro Giuliani, vi ha sempre portato ottimi giocatori. Io nel mio piccolo credo di, e spero che non sia il primo anno questo, di averne sbagliato pochi negli anni passati delle scelte che ho fatto. Il segreto è avere veramente pazienza, perché in Italia sono poche le società che possono fare la squadra adesso, che magari l'hanno già finita, ma forse si conta due, tre. Milano può dire prendo quello, voglio quello e lo prendo, tutti gli altri non possono farlo. Noi l'anno scorso a Caserta, non avendo anche in quell'occasione grandi mezzi, abbiamo avuto una pazienza infinita e ai primi d'agosto abbiamo preso Watt, che poi si è rivelato un ottimo giocatore, a una cifra che ai gli ultimi di giugno sarebbe stato impensabile. Questo non vuol dire che guardiamo i saldi, ma vuol dire che non abbiamo nessuna ansia, perché abbiamo intenzione di fare con le nostre possibilità la squadra migliore possibile, e presumibilmente non è possibile farla oggi. Finito? Sì. Fino a come? No, direi di no. Abbiamo iniziato. Va bene, grazie mille. È veramente un appello a tutti i tifosi. Ora magari Giulio più tardi vi spiegherà i dettagli della campagna abbonamenti. Veramente ora è il momento di far vedere quanto amiamo tutti questa squadra. È veramente arrivata l'ora di impadronirci tutti noi, tutta la città della New Basket Brindisi. Grazie.